Buonasera. 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 Buonasera a tutti e benvenuta Dacia qui a Ravenna nella Notte d'Oro. Sono particolarmente contento di questa serata per due motivi. Il primo è perché è dedicato a una grande scrittrice che io conosco e stimo da tanti anni. E poi perché ritrovo, dopo un po' di tempo, il pubblico di Ravenna Poesia a cui sono sinceramente affezionato. Bene, adesso, prima di cominciare, che aprirò con una tua poesia la serata, volevi dire due parole su... Beh, volevo, prima di cominciare, ringraziare Giovanna Maioli perché è a lei che si deve questa iniziativa. Io ormai la conosco da tanti anni, ogni tanto lei mi invita qui. E Giovanna e sua figlia Galilea credo che abbiano fatto molto per questa città. E quindi grazie a Giovanna. Bene, cominciamo con una poesia di Dacia che si chiama La mattina. La mattina mi bevo un tè col miele. La mattina mi pettino i capelli. La mattina penso ai sogni che ho fatto. La mattina rifaccio il letto. La mattina mi infilo le scarpe. La mattina mi stringo una cintura in vita. La mattina porto a spasso il cane. La mattina compro il giornale. La mattina apro un libro. La mattina chiudo un libro. La mattina guardo fuori dalla finestra. La mattina mi mangio un mandarino. La mattina di ogni mattina penso alla mattina che sarà domattina. È una poesia un po' ironica così sul quotidiano, sulla ripetitività del quotidiano, perché noi ripetiamo sempre gli stessi gesti. Io penso che il viaggio in fondo è la rottura di questa quotidianità e il tempo si allunga quando si viaggia, per quello che è bello viaggiare, oltre a tutte le altre cose naturalmente, alla conoscenza che si fa di altri luoghi, di altri popoli, però c'è anche un rapporto col tempo che cambia. Se vi ricordate c'è un bellissimo racconto di Pirandello che si chiama Il treno ha fischiato, no? Proprio su questo tema, in cui c'è un impiegato che, come si usava allora, adesso non ci sono più, ma insomma un mezzo maniche, che ogni giorno andava da casa all'ufficio, da casa all'ufficio. E faceva il suo lavoro. Solo un giorno, ormai era diventato anziano, sente fischiare il treno. Lui non l'aveva mai sentito, è il giorno della sua morte, per dire che lui, per lui un giorno o 100 giorni o 1000 giorni è la stessa cosa, perché la ripetizione accorcia il tempo, lo fa diventare brevissimo, perché è sempre uguale a se stesso. Invece quando il tempo lo si riempie con altre esperienze, esperienze di movimento, di conoscenza, eccetera, e si allunga. Per questo che io credo che una delle ragioni per cui si viaggia è proprio quella. Bellissimo. Altrove leggo, poi ti faccio una domanda. Gli scrittori sono spesso impudichi. Della loro vita fanno materia di narrazione e non possono esimersi dall'inseguire i personaggi del proprio passato con comica e ingenua fermezza. Quindi tu parli molto della tua famiglia, no? Nei tuoi libri, e anche molto di te, con semplicità, ma anche con impudicizia, diciamo così. E questa impudicizia, quanta ce n'è in te? E soprattutto, quali personaggi insegui del tuo passato? No, io divido, a parte il fatto che io invece sono pudicissima. No, lo so, ma impudicissima nel senso di rivelarsi. Perché capito? Sono timida anche, oltretutto. Certo, quando ero ragazza non osavo neanche attraversare la strada perché mi vergognavo. Non entravo mai in un cinema con le luci accese perché mi vergognavo. E poi ho imparato, sai come ho imparato a teatro? Quando nei teatri di cantina si facevano i dibattiti, dopo lo spettacolo si facevano i dibattiti, io naturalmente avevo il terrore,
gli attori mi prendevano da una parte e dall'altra, mi portavano in proscenio e mi dicevano: tu devi fare il dibattito. Io morivo, però è lì che ho imparato. Ho imparato ad affrontare il pubblico, come sto facendo adesso, ma insomma dentro un po' tremo sempre. E quindi questo, ecco, poi però nel mio lavoro io divido, cioè, ci sono dei libri che sono di autobiografici, chiaramente, dichiaratamente, come Bagheria, come La Grande Festa, come Dolce per sé, sono dei libri autobiografici in cui parlo in prima persona di me, di mio passato, eccetera. E poi ci sono invece dei romanzi proprio di invenzione. Naturalmente in ogni progetto letterario c'è qualche cosa, si mette qualcosa di sé, non esiste un progetto letterario totalmente estraneo alle nostre esperienze, però non è, si sbaglia quando si pensa che il protagonista o la protagonista di un libro sia una proiezione dell'autore o dell'autrice. C'è un divario, ecco, quando tu inventi un personaggio, poi il personaggio anzi prende una sua autonomia e decide. A me è successo tante volte che io volevo fare agire il personaggio in un certo modo, il personaggio si impunta come un asino dicendo no, io non voglio fare questo. Ecco, questo succede a chi scrive, lo sa, e io ho imparato invecchiando che il personaggio ha sempre ragione e che bisogna ascoltare il personaggio. Mentre quando ero più giovane avevo un po' forse più l'idea della onnipotenza dell'autore, no? Pensavo l'autore, insomma, è lui che decide, no? E che dice: se il personaggio non vuol fare una cosa la deve fare per forza perché sei tu che decidi. Invece non è così. I personaggi, sembrava una cosa un po' pirandelliana, ma in effetti Pirandello aveva ragione, ha colto un elemento importantissimo del rapporto fra l'autore e personaggi, no? Con i sei personaggi in cerca d'autore. E i personaggi hanno una loro autonomia, e man mano che vai avanti con il racconto, loro poi decidono, chiedono, cioè diventano attivi, diventano personaggi vivi, che più sono vivi e più chiedono di essere fedeli alla propria realtà, che magari non corrisponde a quello che tu avevi deciso esternamente, no? E questo però, appunto, invecchiando, facendo moltissima esperienza, ho imparato che bisogna umilmente ascoltare i personaggi. Infatti tu all'inizio del tuo Chiara d'Assisi immagini, no, che una sconosciuta ti voglia indurre a scrivere appunto questo libro. E lei scrive: cara scrittrice, ho letto in una sua intervista qualcosa che mi ha colpita. Lei dice che i personaggi vengono a trovarla, bussano alla sua porta, entrano, si seggono e raccontano la propria storia. Lei offre loro un tè, qualche volta accompagnandolo con dei biscotti all'anice, sue le parole. Ascolta pazientemente la storia e poi li accompagna alla porta. Punto, finito. Se ne vanno questi personaggi con le loro storie e non li rivede più. Poi però, ha aggiunto, quando un personaggio, dopo aver bevuto il tè, mangiato qualche biscotto, mi chiede anche la cena, e dopo la cena mi chiede anche un letto per dormire, e la mattina dopo mi chiede la prima colazione per riprendere a raccontarmi di sé, capisco che è venuto il momento di cominciare un nuovo romanzo. Quindi possiamo dire che questo è il modo in cui nascono i tuoi libri, no? Raccontaci un po' come ti scatta a un certo punto. È appunto veramente la nascita di un libro è un po' misterioso, perché molti pensano che uno si mette lì al tavolino, fa una specie di progettino, si fa col cinema, perché il cinema naturalmente ha a che fare anche con la tecnologia, con un gruppo di persone, ma il lavoro di uno scrittore è solitario. E non è che uno fa un progetto,
molto, non lo fa, almeno io non lo faccio, però ho sentito che molti scrittori non lo fanno. E c'è qualcosa che cova nell'inconscio, qualche cosa che ti urge di dire, di raccontare, e spesso non sai nemmeno che cosa. Cominci piano piano a capire che c'è dentro un interesse verso un personaggio, appunto, per me comincia sempre con un personaggio. Poi il personaggio però non è mai solo, perché non siamo mai soli al mondo, no? Il personaggio si porta dietro delle altri personaggi che sono in relazione con lei o con lui. L'ultimo libro che ho scritto è un personaggio maschile, il protagonista, ma di solito sono donne, e si portano dietro le amicizie, gli amori, il lavoro, insomma tutto quello che comporta un mondo, ecco. E quindi attraverso il personaggio tu recuperi e ascolti un mondo che si svolge intorno a lei o a lui. E quando questo mondo ti comincia a interessare veramente, tu senti che ci entri dentro, ci entri dentro. Diceva Ortega y Gasset, che è un grande critico spagnolo, diceva: si entra in un libro come in un paesaggio e ci si impaesa, che è molto bello, bella, bella. Ci si impaesa. E spesso quando usciamo da questo libro ci sentiamo spaesati. Ecco. Questo vale sia per chi scrive il libro, sia per chi lo legge, perché anche il lettore ha questa esperienza di impaesarsi e di spaesarsi. E poi dice un'altra cosa molto bella, dice: si esce da un libro in cui ci si è impaesati con gli occhi, con le pupille dilatate, quasi un'esperienza di droga. Che è droga, è molto bello, no? E questo vale appunto sia per chi scrive, perché immerso in una storia un po' ci si perde. Io per esempio, che vivo sola e che qualche volta metto su, l'altro ieri mi è successo con i fagiolini, ma metto su qualche cosa da cucinare, poi metto, bello che metto il timer, e poi me lo dimentico completamente. È l'odore di solito che mi sveglia. Oddio, sento un puzzo di bruciato, e allora vuol dire che ho dimenticato che avevo messo sul fuoco. E nonostante il timer che suona, ma proprio non me lo, quando sono immersa dentro la storia non sento niente. E allora ecco, vuol dire, ecco, quando tu senti che sei dentro una storia fino a perdertici, allora vuol dire che vai avanti, insomma, certo. Vuol dire che la storia ha preso certo. Terreno e vai avanti. Questo è il processo, diciamo, creativo come lo conosco io, poi naturalmente ognuno ha modi diversi, ma credo poi che, però sentendo gli altri scrittori, credo che sia abbastanza comune. In quel bel film documentario, docufilm come si dice adesso, Io sono nata viaggiando. Ah, viaggiando, sì. Tu dici che viaggiare è un tuo modo di respirare e che viaggiare significa per te scandire in modo musicale il tempo. E poi tu, nella lunga vita di Marianna Auria, scrivi: una pellegrina? Forse, ma i pellegrini vanno verso una meta. I suoi piedi invece non vogliono fermarsi, viaggiano per la gioia di viaggiare, in fuga dal silenzio delle sue case, verso altre case, altri silenzi. Una nomade alle prese con le pulci, con il caldo, con la polvere, ma mai veramente stanca, mai sazia di vedere nuovi luoghi, nuove persone. Quindi il viaggio è una cifra molto precisa per te. Quanto ti viene questo dalla tua vita di infanzia, no? Dove la tua famiglia parla, e quanto invece hai aggiunto tu, ammesso che le due cose si possano separare? Beh, vengo da una famiglia di viaggiatori, certo. Quindi c'è nel mio DNA. Mia nonna era inglese, scriveva, fra l'altro, quindi c'è anche una linea di scrittura dentro la famiglia. Mia nonna scriveva dei libri di viaggio, dei romanzi in inglese, e ai principi del Novecento.
E oltretutto viaggiava, aveva un coraggio straordinario, perché allora poi per una donna viaggiare da sola era abbastanza ardimentoso. Lei prendeva lo zaino e andava a piedi, non so, è andata in Persia, poi anche mondi, certo. Forse erano meno pericolosi di oggi, però insomma, però una donna, ecco, era vista molto come una matta, una che viaggiava da sola. Quindi era una donna di grande coraggio, e mio padre ha preso anche lui da lei, e mio padre addirittura ne ha fatto un mestiere, perché è diventato antropologo, e quindi i viaggiare faceva parte del suo lavoro, i suoi viaggi in Giappone, in Tibet, in Cina, e poi si è specializzato sul Giappone, è diventato yamatologo, come si dice, chi studia la cultura giapponese. Lui conosceva molto bene i giapponesi. L'altro giorno si parlava della fine della guerra, e noi eravamo in Giappone, eravamo in campo di concentramento, e l'imperatore Hirohito ha fatto un discorso, voi sapete, di resa, no? Contrario, e lui era stato molto combattuto dai suoi capi, dai suoi generali, perché i generali non volevano finire la guerra, c'erano state le due bombe atomiche, nonostante questo loro, però lui invece ha capito giustamente, anche se lui era stato molto guerrafondaio, poi lui aveva voluto il rapporto con la Germania e con di Hitler e con l'Italia, e noi per questo siamo stati in campo di concentramento, perché non abbiamo aderito alla Repubblica di Salò. Ecco, sto prendendo un po' lunga, però per dire no, che certo. Lui lui invece ha capito che il popolo giapponese non ce la faceva più, ne poteva più, ed era vero, e quindi ha deciso la resa, e ha fatto un discorso che è stata una cosa strabiliante, che non era mai successo che un imperatore parlasse alla radio, e lui invece ha fatto questo gesto importantissimo, di parlare alla radio, però ha usato un linguaggio che nessuno capiva, perché era il vecchio linguaggio dei samurai, era il vecchio linguaggio della cultura arcaica giapponese, per cui pochi l'hanno capito. Uno di questi era mio padre, perché lui l'aveva studiato, capisci? E quindi tutti gli dicevano: cosa ha detto l'imperatore? E lui, insomma, è stato molto onesto, ha detto: abbiamo perso la guerra e dobbiamo arrenderci, dobbiamo accettare l'arrivo e l'ingresso degli alleati, e così è stata una cosa per loro, una cosa di una mortificazione terribile, però insomma ha avuto il coraggio di ecco, per dire come mio padre era legato al Giappone, alla lingua, al mondo giapponese, e come avesse capito, lui solo aveva capito, nel campo, naturalmente fuori, però la gente, i contadini non avevano capito che cosa diceva. E quindi questo, tornando al viaggio, il viaggio fa parte delle mie radici. Fra l'altro, l'altra mia nonna, io sono un po' un miscuglio, perché l'altra mia nonna è cilena, Sonia Ortuzar si chiamava, veniva dal Cile, quindi fra l'altro lei è stata 60 anni in Sicilia, perché ha sposato mio nonno che era siciliano, lui era italiano, però non aveva ancora imparato bene l'italiano, lei parlava mezzo spagnolo, me lo ricordo ancora, una donna molto bella, molto forte, però ignorantissima, perché allora le donne non studiavano, non si faceva studiare, cioè imparavano un po' di lingue, imparavano pianoforte, ma non si pensava che una donna si doveva dedicare al matrimonio, ai figli. Cioè, lei invece aveva una voce bellissima, e era una soprano lirica, aveva studiato anche alla Scala di Milano, così che era venuta in Italia, e però non gli hanno mai permesso di cantare sul palcoscenico. Perché per una donna perdeva la faccia,
cioè era considerata una prostituta se andava sul palcoscenico. Allora lei è rimasta frustrata tutta la vita e l'ha fatta pagare alle figlie e l'ha fatta pagare al marito perché faceva delle scenate tremende. Mi ricordo che la cameriera diceva: a Duchissa fa l'opera, perché faceva degli urli tremendi, si buttava per terra, faceva delle scene tremende. Era proprio una donna un po' tremenda, diciamo, poverina, però è anche, io penso che se lei avesse l'avessero permesso di cantare, probabilmente non sarebbe venuto fuori questo caratteraccio certo. Di donna frustrata. Invece pensa che le uniche volte che ha potuto cantare erano delle serate di beneficenza. Naturalmente si sentiva molto frustrata, ma veramente aveva una voce potente, straordinaria, avrebbe potuto cantare all'opera e questo non lo poteva fare. Adesso abbiamo un brano tratto da Bagheria che dedichiamo a Ravenna. Ora facevo conoscenza con quel corpo materno e sfuggente, maligno e gentile, che è il mare, e me ne sarei innamorata per sempre. Avrei imparato presto a giocare sulle rocce, sfuggendo le onde grosse con un salto, a lanciarmi nei marosi turbinosi un attimo prima che si buttassero feroci contro le rocce, a spigolare sott'acqua in cerca di ricci, ad acchiappare i granchi e i gamberetti nelle pozze d'acqua orlate di croste di sale, coi piedi a mollo fra le alghe scaldate dal sole che mandano un odore bruciante che non si dimentica più. Tu hai detto per sempre. Adesso qual è il tuo rapporto oggi con il mare? Un po' deluso, perché no, perché il mare è diventato una pattumiera, questa è una cosa tremenda. Purtroppo. Ricordo che in Sicilia, perché ho abitato 8 anni, dopo il Giappone, ho fatto 8 anni in Giappone, la mia prima infanzia, e poi, di cui 2 anni in campo di concentramento, e poi ho fatto 8 anni in Sicilia, dove c'era la casa di mia madre. Certo. E mi ricordo che scendevo in bicicletta con degli amici, dei piccoli compagni, andavamo in bicicletta fino all'Aspra, che era proprio giù in fondo a Bagheria, e c'era solo il mare, cioè c'erano le rocce, noi appoggiavamo le biciclette, scendevamo sulle rocce, giù per le rocce, andavamo al mare, non c'era nessuno. E noi giocavamo, ci buttavamo, ci tuffavamo, pescavamo i ricci, eccetera. Beh, lo sai che adesso c'è una... non lo vedi il mare, non si vede, perché c'è una cortina di case che hanno occupato totalmente la costa, si sono appropriati del mare, sì. Il mare non lo vedi, devi fare un giro lunghissimo per andare in fondo... dopo Porticello a vedere il mare, che però il mare è un mare sporco oltretutto, un mare sporco. E niente, dove noi scendevamo e c'era questo rapporto molto bello con il mare, al massimo c'era un contadino che usava la raffia, cioè, lavorava con la raffia, qualche barca di pescatori e basta. Ecco, questo è stato... insomma, io la chiamo la rapina del territorio, purtroppo è stato così, ma non è solo in Sicilia, tutta l'Italia è stata così. Tutta l'Italia negli anni 60 ha rovinato le sue coste con una dissennato costruzioni di case, insomma l'idea della piccola proprietà ha vinto sul benessere comune, sulla bellezza, sull'armonia, sull'integrità. Allora il mare non ci vado più volentieri, veramente. Tra l'altro io soffro il mal di mare, quindi in barca no, perché l'unica cosa è prendere una barca, andare al largo, dove magari il mare è un po' più pulito, eccetera. E siccome però soffro il mal di mare, allora non ho mai frequentato le barche. E quindi però la costa è diventata... niente, è stata sequestrata, rovinata, distrutta, appropriata, rapinata, e questo è un peccato. Infatti adesso io ho una piccola casa in montagna,
a Pescasseroli, sarebbe in Abruzzo, nel Parco Nazionale, bello, dove ci sono gli orsi, i lupi, bello, i cerri, e mi fa piacere, anche se non è che sono lì, non si vedono tanto facilmente, però è bello sapere che sei in un luogo dove ancora la natura ha una sua importanza, una sua bellezza, una sua autonomia, insomma è un respiro antico che però per me è importante, molto importante, degli alberi centenari, no? Quando vai a fare le passeggiate in questi boschi bellissimi dove non è mai stato coltivato, per esempio, no? Ma 1100 metri, mamma mia, di altezza, e lì mi trovo molto bene, cioè trovo quell'integrità che il mare ha perso. Certo. Purtroppo. Passiamo adesso a un altro tema, con una poesia sempre di Dacia. Ricamare. Ricamare, tu dici, è il mio modo di essere donna. Stringere una cipolla cruda nel palmo della mano, sentire col filo delle dita l'orlo della tavola, i contorni della stanza in cui sono chiusa da secoli. Ricamo nella quiete della mia testa ariosa i fili dei pensieri e ne faccio delle foglie aguzze, dei fiori rotondi. Filtro le idee attraverso la tela del ragno che mi avvolge il cervello. Fino a che punto la magia della sottomissione, l'incanto del silenzio mi fanno forte e furiosa? Fino a che punto mi fanno debole ed esposta? Vogliamo ricamare insieme? ho preso un simbolo, no, del lavoro femminile, che è stato per tanti secoli, millenni forse, insomma, questo gesto bellissimo del ricamare, del cucire, che poi è anche simbolico il fatto che le donne cuciono anche i rapporti. È vero. Quindi non è soltanto cucire delle stoffe, cucire dei lembi, ma cucire delle situazioni, cucire dei sentimenti, cucire dei rapporti. E io naturalmente credo che le donne e gli uomini sono esseri umani prima di tutto, quindi non credo che ci siano delle differenze biologiche fondamentali fra gli esseri umani, però credo che effettivamente la separazione, il mondo separato, l'esperienza della separazione ha creato una diversità che è la conseguenza di questa separazione, e che a volte si è espressa nella sublimazione, cioè le donne sono state costrette, più che hanno imparato, ma sono state forzate a sublimare più degli uomini, cioè a trasformare la propria aggressività, perché tutti gli esseri umani sono aggressivi, per fortuna, perché non è che non esiste l'angelo, esiste un essere umano capace di fare bene e male, tutti, perfino i bambini, sì, abbiamo questa capacità di fare bene e male. La società, la cultura, la religione, la morale, vuol dire sublimare, cioè imparare a trasformare le nostre forze negative in forze positive. Questo è il compito della società, no? Ora, le donne, essendo in uno stato di soggezione, spesso di separazione, di inferiorità, sono state costrette a sublimare di più. Però adesso, con l'emancipazione, non bisogna buttare il bambino con l'acqua sporca. Cioè, alcune donne pensano che l'emancipazione significa imparare a togliere la sublimazione, a diventare aggressive, che è un errore gravissimo, perché è una bella cosa imparare a sublimare. Quindi semmai bisognerebbe convincere tutta la società, anche gli uomini, a sublimare di più. Nei riguardi degli uomini c'è stata una schizofrenia, perché se uno pensa che a un bambino si dice non uccidere, e di solito tutte le religioni del mondo dicono non uccidere, però
C'è una, appunto, una contraddizione che adesso capita anche alle donne, ma finora è stata agli uomini. Si dice agli uomini, si è sempre detto agli uomini non uccidere per ragioni morali o religiose, però quando te lo dico io puoi uccidere. Cioè, vai a far la guerra, ecco. Vai a uccidere come poliziotto, vai a uccidere come nemico, insomma... Capisci che questo ha creato, secondo me, una forma strana di contraddizione e anche di schizofrenia. Quando, cioè, un uomo che ha fatto la guerra, per esempio, mettiamo, io mi ricordo delle testimonianze di soldati che sono nati in Vietnam, no? Come fai poi a tornare a casa? Devi improvvisamente smettere di pensare in termini di aggressività, di punizione, di nemici, nemico da uccidere. E se tu entri in questa condizione dell'idea che sei lì per uccidere il nemico, e guarda che lì non c'è più sofisticazione, non puoi più pensare, non puoi più guardare l'altro come l'altro, cioè non riesci, perché l'altro è il nemico. Quando entri in questa mentalità che l'altro è il nemico, è finita, perché non riesci più a vederlo come un essere umano, e il nemico diventa una teoria, un'astrazione, no? Ecco, quando poi torni, infatti sono dei casi di nevrosi terribili, perché tu dovresti tornare a recuperare l'umanità, cioè l'altro, a capire l'altro, a vedere l'altro. E molti non ci riescono, capisci? Quando dico appunto che allora la guerra bisognerebbe in qualche modo abolirla, cioè non dire tu non uccidere, ma uccidi quando te lo dico io, ma non uccidere affatto, sì. Alberto Moravia diceva una cosa molto bella. Lui diceva: noi abbiamo, gli esseri umani, no? Sono fatti di storia, sono prodotto della storia. E lui diceva: noi per esempio abbiamo imparato il tabù dell'incesto. Perché in natura non c'è. No. Non c'è. Cioè gli animali, chi ha animali lo sa, si accoppiano, fratelli, sorelle, madri, figli. Non c'è il tabù dell'incesto. Il tabù dell'incesto è una cosa molto importante che è stata teorizzata prima di tutto da Malinowski, che è un grandissimo antropologo. Lui cosa ha detto Malinowski? C'erano le comunità diciamo arcaiche che si sposavano fra di loro, quindi non c'era il tabù dell'incesto. Quando le società hanno cominciato a pensarsi in termini culturali, hanno sentito il bisogno di stabilire il tabù dell'incesto per fare circolare la cultura. Per fare circolare la cultura bisognava stabilire che i clan non potevano vivere soltanto chiusi in se stessi, ma dovevano sposarsi, circolare, creare rapporti. Creando rapporti si creano regole. E una delle regole principali è stata il tabù dell'incesto. Allora, giustamente, Alberto diceva una cosa, secondo me, molto intelligente e profonda. Diceva, se gli esseri umani sono stati capaci di creare il tabù dell'incesto, perché non potrebbero creare il tabù della guerra? Guarda che è possibile. Bello questo. Dedichiamo questo applauso ad Alberto, che credo che sarebbe stato molto contento, molto contento. Perché lui credeva fortemente al fatto che si potesse terminare di fare le guerre. Ora, in un certo senso, qualcosa è passato, adesso non di questa teoria del tabù, ma che la guerra totale, forse anche per via delle bombe atomiche, certo. Perché le bombe atomiche hanno questa caratteristica che non puoi gettarla solo sul nemico, perché la bomba atomica in qualche modo è come un boomerang, ti si ritorce contro, certo. Perché basta un po' di vento, un po' di nuvole, le radiazioni, e può coinvolgere chi la butta, chi la getta, sempre più potenti essendo le bombe atomiche. Basta pochissimo, l'abbiamo visto con Chernobyl, no? Certo. Chernobyl, le nuvole di Chernobyl sono arrivate a portare l'acqua avvelenata
anche da noi, certo, infatti non certo. si mangiava più la verdura, no, ti ricordi? Infatti, quindi in un certo senso è stata un modo di evitare le guerre internazionali, cioè le guerre mondiali. Tutto può succedere, per carità, però forse una certa consapevolezza che la terza guerra mondiale potrebbe essere proprio la fine del mondo, certo, trattiene i popoli che continuano a fare le guerre, ma sono guerre parziali, guerre locali, come vediamo, e anzi si sono moltiplicate le guerre locali e portano disastri, per esempio l'immigrazione, i migranti scappano dalle guerre. Io mi dico, guarda, negli anni 70 andavamo con Pasolini, con Moravia, con Ninetto Davo, insomma con certo. gruppi di amici, e siamo andati decine di volte in Africa. Era un continente povero, paesi poveri, ma di una vitalità straordinaria, e nessuno pensava di scappare via. Certo. Faceva una vita povera ma dignitosa, si coltivava il grano, si coltivava il miglio, si coltivavano le patate. Voglio dire, c'era una vita autonoma locale che in qualche modo funzionava. Che cosa è successo? Ecco, che cosa è successo in un continente immenso come l'Africa, che ha delle grandissime, fra l'altro, ricchezze, perché sono poco ricchezze importantissime, oltretutto minerali, caucciù, eccetera, eccetera. Cosa è successo per cui improvvisamente tutta l'Africa è in mano a, cioè è caduta in una. In una situazione di guerre civili terribili che fanno scappare le persone che non ce la fanno ad abitare nelle loro case. C'è stata l'AIDS, che purtroppo appunto è stata nata in quegli anni lì, che è stato un grave disastro, e poi ci sono state le appunto queste guerre civili. Ma come mai? Ecco, com'è che allora non c'erano? Secondo me anche molto importante è stata l'arrivo del fanatismo religioso. Ah, sicuramente. Perché ha creato questi paesi che vivevano civilmente, ci sono dei paesi africani in cui hanno convissuto per secoli i sciiti, con i sunniti, sì. No, ma non solo, ma con i cattolici, con i protestanti, con gli ortodossi, cioè erano 4, 5, 6 religioni che condividevano benissimo insieme. Che cosa è successo? È una cosa, guarda, che veramente è una domanda che mi faccio in continuazione, perché tutto questo sia esploso. Infatti. Solo il fanatismo religioso? Può darsi, perché io mi ricordo la Nigeria, e siamo andati proprio con Pasolini e con Moravia in Nigeria, poco prima che lui morisse, fra l'altro, Pierpaolo, e mi ricordo che era un paese poverissimo, era povero, insomma, certo, c'erano questi slam, però la gente era vitalissima, c'erano questi mercati coloratissimi, dove si vendeva di tutto, anche delle piccole cose, i bottoni oppure le frittelle, tutto in mano alle donne, no? I piccoli mercati erano tutti in mano alle donne. Beh, ci sono tornata 3-4 anni fa, non mi ricordo, sì, 3 anni fa, perché mi hanno invitato per fare un incontro con le donne africane, perché loro volevano protestare contro la rapina dei bambini, dei ragazzi, dei bambini, ma bambini anche, proprio 8-9 anni, mettergli in mano i fucili e farli diventare dei piccoli soldati. E io sono andata lì e sono rimasta sconvolta, perché la Nigeria che io conoscevo non c'era più, le donne non si vedevano, si vedevano dei fantasmi neri che andavano lungo i muri, i mercati completamente spariti. Tutto automobili che sfrecciavano su e giù, ma quel mondo contadino che aveva, era povero ma riusciva a sopravvivere, era come stato schiacciato, capisci? Da lì viene
questa emigrazione, credo, perché non riesco a darmi una spiegazione veramente logica. Probabilmente vari fattori, però è sicuro che in questo momento l'Africa è esplosa e c'è tanta gente che muore di fame e che non moriva di fame. Cioè erano poveri ma non morivano di fame, infatti, questa è la cosa incredibile, e che muoiono di guerra. Non so se avete visto quelle fotografie dei bambini scheletrici, se non muoiono di fame muoiono di guerra. E allora si capisce che vanno via, nessuno va via rischiando la vita, certo. Perché rischiano la vita, sai che sono 35.000 morti nel Mediterraneo, è praticamente un cimitero, no? Quindi ecco, sono problemi enormi, enormi, perché la questione dell'identità non è una cosa da poco, l'identità la gente ha paura di perdere la propria identità, soprattutto quando ha una scarsa fiducia nella propria identità, quando c'è una debolezza nella sicurezza della propria, certo, identità. E questo, vabbè, è un grosso, grosso, grosso problema che noi dobbiamo affrontare, però con razionalità, non alzando muri e urlando contro dei poveretti che scappano dalla guerra. Hai fatto un'analisi bellissima e molto, molto profonda su uno degli argomenti che oggi sono più, come posso dire, ma neanche per tutto il mondo, insomma, dolorosi, sono spinosi. I più dolorosi e quelli veramente importanti, perché adesso e due cose in una, no? Cioè, come vedi oggi la condizione della donna, tu che ti sei occupata di problematiche femminili in maniera anche militante, da un lato, e visto che hai citato tutti questi amici, compagni, appunto Alberto Moravia, Pasolini, Callas e tanti altri, che cosa di loro ci puoi raccontare nel tuo rapporto con loro, ecco, oggi alla luce di questa situazione e alla luce di quello che già hai detto della condizione femminile e del rapporto uomo-donna, come vedi la questione attualmente nel 2016, diciamo? Beh, sono due cose separate. Molto distinte, certo. Una, parliamo prima degli amici, delle chiaro, persone che ho amato, che sono state vicine. E siamo stati fortunati, certo, perché quando noi viaggiavamo, e qui viaggio con la Callas, è stata una cosa bellissima, straordinaria, perché poi io ho scoperto che questo drago che sul palcoscenico faceva tremare con la sua potenza era una bambina del Peloponneso, impaurita dalla vita, terrorizzata. Quando l'ho vista, quando Pierpaolo mi ha detto, sai, facciamo un viaggio in Mali con la Callas. Ho detto, oddio, ho pensato con paura, questa specie di matrona, questa donna. No, sì. Ho detto, chissà che cosa ci rovinerà tutto. Invece quando l'ho vista arrivare con la sua valigetta, e ho capito subito dal suo tono, dal suo modo di stare insieme, che era appunto una bambina, ancora molto bambina, una bambina spaventata, innamorata di Pierpaolo, convinta proprio come una bambina un po', sì, sì, ingenua, che l'avrebbe, come si dice, guarito dalla sua omosessualità. Un uomo a 50 anni che diceva, io non sono mai andata a letto con una... No, tutte cose non sono segreti, tutte cose che lui diceva chiaramente. Sono mai andata a letto con una donna perché mi sembrerebbe di andare a letto con mia madre. Come fai a guarirlo? Era un po' difficile. Luca era gay, no? Adesso sta con lei, la canzone di Sanremo. No, perché lui le voleva molto bene. Anzi, proprio era innamorato di Maria. Però in un modo platonico, può succedere, no? Ma certo. Succede. Era innamorato di lei, proprio aveva una passione per lei, poi per il suo canto, la sua arte, eccetera. Però il sesso non c'entrava in quest'amore. Invece lei sperava, capisci, che ci fosse anche tutto, un rapporto matrimoniale. E quindi naturalmente l'ennesima delusione. Comunque, però noi siamo stati fortunati, perché quando noi giravamo l'Africa era il paese,
i paesi, insomma il continente che era, di estremamente sicuro, tranquillo, dove si incontravano questi africani bellissimi che camminavano per strada per chilometri e chilometri, loro camminano molto gli africani, e un popolo molto gentile, molto, molto con cui si parlava, con cui si comunicava, e invece ecco improvvisamente c'è stata questa mutazione. Però quando andavamo noi non era così, tant'è vero che noi andavamo dovunque in mezzo, perché noi non facevamo l'itinerario turistico, no? Infatti io mi spaventavo, avevo paura di Maria, perché dicevo questa è abituata ai grandi alberghi, dico, come facciamo ad andare in mezzo alla giungla? Invece lei si adattava a tutto, è stata bravissima. Bene. Mi ricordo una notte che siamo arrivati in un posto dove non c'erano alberghi, non c'era niente. C'era solo una specie di baracca dove abbiamo dormito, e lei poverina ha detto allora io dormo con Pierpaolo. Allora Pierpaolo ha detto no, dice, qui non si usa gli uomini con gli uomini e le donne con le donne. Allora mi ha detto tu vai con Maria, a me. Allora ho detto va bene, andiamo con Maria, e era una stanza con la terra per terra, c'erano cioè due letti proprio sgangherati così. Però e lei, ho visto che lei, poverina, lei era molto intimidita, no, da Pierpaolo, non avrebbe mai osato contraddirlo. E allora lei poi, quando una volta che abbiamo spento la luce, mi ha cominciato a dire, appunto, a parlare un po', dicendo ma tu credi che Pierpaolo mi ami? Io ho detto sì, credo di sì, però guarda che lei lo sapeva che era omosessuale, certo. Non è che non lo sapeva, lo sapeva benissimo. Però sperava appunto di guarire, gli ho detto guarda che però è un uomo che ha una sua formazione, è fatto così, dico devi accettare quello che ti dà, insomma, se per te va bene. E invece appunto lei aveva queste ambizioni. Però dico l'Africa era un'Africa meravigliosa, è un'Africa serena, insomma vitale, molto viva, con queste persone, coloratissima, con questa gioia di cantare, di ballare. Adesso c'era naturalmente la povertà, c'era la malaria, adesso non voglio fare un idealismo eccessivo, però non c'era quella cupezza che poi è venuta fuori adesso, che c'è adesso, capisci? Che secondo me è anche legata al fanatismo religioso, certo. Sì. Perché queste donne che erano abituate, le donne africane erano delle donne libere, autonome, che andavano dappertutto, che avevano in mano anche tutto il commercio, il piccolo commercio, era tutto in mano loro, capisci? Improvvisamente chiuse in casa, costrette, forzate, e non è la legge del paese, perché molti paesi africani, la legge dice una cosa, ma la tensione religiosa, adesso naturalmente alcuni paesi di più, alcuni di meno, però la Nigeria per esempio è uno di questi paesi che non era, era un paese laico con una sua religione popolare, come tanti altri paesi, che non conosceva questo fanatismo, capisci? Il fanatismo ha creato una divisione fra l'altro, divisione lì non c'era divisione, non c'era divisione fra donne e uomini. Quelli per esempio hanno stabilito che le donne possono andare al cinema solo la domenica con i bambini, gli altri giorni no, perché ci vanno gli uomini. No, capisci? Quando tu vedi delle cose di questo genere, però tutto questo non riguarda la religione musulmana, perché è stata una religione apertissima, aperta alla matematica, alla scienza, all'astronomia. Era quando noi avevamo la Santa Inquisizione, loro invece erano molto più aperti di noi dico occidentali, no? Molto portati alla bellezza, pensate alla poesia africana, alla musica africana, eccetera, all'arte africana. E questa maledizione, questa malattia della religione, perché è una malattia, perché la religione non porta al fanatismo, non dovrebbe. Non parte così, ecco, non parte. Sì, non parte, però può deformarsi. Io la considero una malattia della religione,
che ci fa, crea il fanatismo, la violenza, la brutalità. Sì. Leggevo anche adesso sull'Espresso, proprio oggi in treno, che hanno creato una guardia, lì però in Afghanistan, hanno creato una guardia di donne punitive, come, che fanno le punizioni, che vanno e fustigano le altre donne se ti fanno vedere un pezzo di caviglia oppure un capello che gli viene fuori, oppure se fumano o se bevono o se mettono il rossetto, oppure lì, vanno lì e le frustano. No, ma sono cose appunto medievali, no? Che potevano andare bene, bene, insomma, comunque erano una realtà nel mille, negli anni poco prima del mille. Sì. Adesso è qualcosa che ci ripugna perché abbiamo superato, siamo andati avanti e per noi non va bene che un ladro si taglia una mano, oppure un'adultera si lapida con le pietre, non va bene, ma non va bene neanche a loro, No, non dovrebbe. Cioè, non va bene neanche, neanche ai musulmani che credono nella vera religione. Questa è una malattia, ogni tanto le religioni si ammalano, producono dei grandi guai. Con conseguenze catastrofiche. Adesso ascoltiamo una tua poesia che ci porta a tuo padre, Fosco Maraini. Dice il poeta Bascio: le glorie del mattino, dice Bascio il poeta, sono quelle arie frangiate che salgono dai campi di riso e dalle violette zuppe d'acqua e dal corvo solitario che fischietta su un ramo morto. Tu, padre, prendi un tè verde nel freddo della tua veranda e annusi l'aria di vecchie città capovolte, dentro fotografie in bianco e nero, e le glorie del mattino fanno capolino tra le pagine di un libro dalla costola rotta. Bascio respira inchiostro fra le onde di carta. E tu? Tuo padre è stato famoso etnologo e anche poeta. È stata proprio la sua capacità di etnologo a salvare dalla fame la tua famiglia e un campo di concentramento. Non è stato uno scherzo. Raccontaci questa cosa. Ah sì, tu parli del dito. Sì. Beh, dunque, noi stavamo in campo di concentramento, come ho detto, nel 1943, io ero una bambina, sì. Perché loro hanno chiesto a tutti gli italiani che stavano in Giappone di firmare un'adesione alla Repubblica di Salò. Sì, lo dicevi infatti prima. Quando hanno fatto il patto. E mio padre e mia madre, tutte e due, separatamente, hanno detto noi non firmiamo. Ma non perché loro appartenessero a un partito politico, ma perché avevano in odio il razzismo. Cioè per loro il nazismo e il fascismo erano assolutamente da disprezzare per il razzismo, non per l'ideologia, ma per il razzismo. Perché il razzismo è una cosa inconcepibile per loro due giovani, perché mio padre e mia madre erano molto giovani, molto idealisti. Infatti poi i parenti dicevano ma potevate firmare, tanto era una formalità. E invece io sono molto contenta che loro non abbiano firmato, perché mi hanno dato una lezione di vita. È vero che abbiamo rischiato la vita, però valeva la pena, secondo me. Bello. Allora lì naturalmente noi campo era terribile, non era un campo di sterminio come quelli nazisti, però era un campo durissimo dove noi non ci davano abbastanza da mangiare. Infatti dopo un po' di mesi abbiamo cominciato a soffrire di beriberi, scorbuto, anemia perniciosa, cioè tutte le malattie che vengono a mancanza di proteine. E poi c'erano le bombe, e poi c'erano i terremoti, perché lì ogni 5 minuti c'era un terremoto. E le bombe, non c'era neanche un rifugio, cioè avevamo una fossa che avevano dovuto scavare questi poveri uomini
che erano indebilitati, fra l'altro, per cui. Allora mio padre diceva ai guardiani: ma le bambine, che colpa hanno le bambine? Perché eravamo tre sorelle, e cui 6, 4, 2 anni, quindi piccole piccole. Diceva: le bambine che colpa ne hanno? Perché dovete trattarle come prigioniere politiche? Date loro da mangiare, perché sono bambini. E loro dicevano, una mentalità proprio militaresca, figlie di traditori, perché loro noi eravamo traditori della patria, figlie di traditori vanno trattate come traditori. E allora, infatti noi non mangiavamo, sempre più magri, sempre più pieni di... Perché poi quando il corpo è denutrito, viene assalito, io questo non lo sapevo, viene assalito dai parassiti. Quindi noi avevamo i vermi, per cui la pancia, no, come i bambini del Biafra, poi le pulci, i pidocchi, eccetera, stavamo sempre, poi non c'era il DDT, quindi stavamo sempre come le scimmie, una con la testa dell'altra a schiacciare i pidocchi in testa, eccetera. E mio padre si lamentava sempre, finché un giorno lui ha pensato di fare un'azione di forza. Allora mi ricordo ancora che eravamo in cortile e ha detto a mia madre, che stava su al primo piano: porta giù quella bottiglietta di alcol, che era l'unica cosa che era rimasta, che mia madre sempre molto che pensava sempre al futuro, aveva portato anche una bottiglietta di alcol che era rimasta lì. L'ha portata giù, lei neanche lo sapeva, nessuno sapeva niente. Lui ha preso e ha pulito e ha disinfettato un'accetta con cui tagliavamo la legna. E ha preso questa accetta, si è tagliato un dito e l'ha gettato addosso al poliziotto, che era tutto vestito di bianco, naturalmente era sporcato di sangue. Quello ha cominciato a urlare, a dargli i calci, i pugni, eccetera. Però vedi, l'antropologia qualche volta serve, perché dopo una settimana questo poliziotto, che era fra l'altro il più cattivo, il più duro, il più rigido, è venuto con una capretta che ci dava un po' di latte. Questa capretta ci ha salvato la vita, perché faceva, non so, 100 grammi di latte al giorno, però tu sai che le capre hanno un latte molto denso, proteico, molto forte, vitaminico. Ci ha salvato la vita. Proprio così, perché noi stavamo, io camminavo a quattro zampe, non stavo in piedi. Perché per il codice giapponese quel gesto era... Era un gesto che lo... prima di tutto gli creava un'obbligazione. Quando tu fai quel gesto lì, si chiama Yubikiri, è un gesto antichissimo della tradizione samurai. E non solo, ma dai un esempio di coraggio. Per cui uno non ti può più... accusare di vigliaccheria, perché loro dicevano traditori, vigliacchi, capisci? Anzi, loro dicevano: quando finirà la guerra ci vi tagliamo la gola. Tu puoi immaginare, io che ero una bambina, stavo lì in mezzo alle gambe di mia madre, terrorizzata, pensando che saremmo morti tutti con la gola tagliata. Quindi capisci che era una cosa, esperienze molto molto dure che ancora mi porto appresso. Poi per fortuna invece la guerra non l'hanno vinta, l'hanno persa. E da un giorno all'altro sono spariti e noi abbiamo capito che qualcosa era successo. La mattina ci siamo svegliati e non c'erano più i poliziotti, erano quattro. E allora che è successo? Che è successo? Mandiamo uno dei nostri, al di là di Filo Spinato, dai contadini che stavano lì vicino, a chiedere cosa è successo. Intanto mio padre ascoltava il discorso dell'imperatore. E poi vediamo questo qua, poveretto, magro, magro, che arriva saltando, urlando: è finita la guerra, è finita la guerra. E noi tutti abbiamo cantato, ballato, insomma non si può immaginare che cosa è stato per noi questa fine della guerra. Abbiamo parlato della religione prima e di tuo padre adesso. Nel Gioco dell'Universo tu riporti una sua affermazione sulla religione. Lui dice: la religione è quel fenomeno per il quale l'uomo, con la massima felicità ed allegrezza, crede nell'incredibile. Ora, qual è il tuo personale rapporto con la religione?
Ma io ho un rapporto col mistero, perché credo che siamo avvolti nel mistero, non sappiamo. Certo. Cioè, penso che chi dice io sono ateo, in fondo è un atto di presunzione, perché certo. Cioè, tu stabilisci con sicurezza che Dio non esiste, che non c'è un significato, perché poi Dio è dare un significato al caos. Beh, io non me la sento di dire questo, perché mi sembra un atto di presunzione. Però non credo nemmeno a un Dio con la barba che sta lì, che giudica, che decide, che stabilisce un paradiso, un inferno, non lo so. Credo che ci sia un mistero e che ci dobbiamo confrontare con questo mistero. Il mistero però deve anche, secondo me, essere in buoni rapporti con una razionalità che ci fa dire che siamo tutti esseri umani e che dobbiamo rispettare la sacralità, a prescindere dalla religione, la sacralità dell'essere umano. Cioè, tutti gli esseri umani sono sacri. Se si partisse da questo, ci eviterebbero fra l'altro anche le guerre. Tutti gli esseri umani sono sacri e in quanto sacri non possono essere offesi, non possono essere posseduti, per esempio. L'idea del possesso, che poi purtroppo è alla base del femminicidio, è tutto là. L'idea del possesso è la schiavitù, cioè possedere una persona, certo, vuol dire farla schiava, anche se lo fai in nome dell'amore, però diventa un oggetto, è una rificazione. Ora, se tu pensi a tutti i casi che leggiamo tutti i giorni sui giornali del femminicidio, da che cosa deriva? Tutte le storie si assomigliano. C'è una coppia, un uomo e una donna, si sono voluti bene, si sono scelti, si sono sposati o sono messi a vivere insieme. Poi a un certo punto lei ha un atto di indipendenza, vuole lavorare, vuole uscire, vuole, non so, dimostra una certa indipendenza. Lui, che pensava di averla come oggetto, come proprietà, entra in crisi, cioè entra in crisi il suo concetto di virilità che contiene il concetto del possesso dell'altro, cioè io ti amo e quindi sei mia. Se tu, che sei mia, invece ti dimostri autonoma, crea un tale scombussolamento nella sua idea di virilità. Adesso non tutti gli uomini, per fortuna, alcuni uomini, certo, i più deboli di solito, i più deboli, i più fragili, i più impauriti, i più, sì, i meno sicuri di sé, sono quelli che si attaccano al concetto di proprietà. Questa famiglia è mia, questi figli sono miei, questa moglie è mia e guai a chi li tocca. Nel momento in cui la moglie dice no, io me ne vado, ecco lì si scatena il finimondo. E lo sconvolgimento è tale che può arrivare al delitto. E lo vediamo, non lo invento io, lo dice la cronaca. Poi si arriva in certi momenti a delle cose che non so, ecco, l'uomo che ha ammazzato sua moglie a bastonate, ecco, sì, sinceramente è un limite che veramente è difficile da accettare, da credere. Però io credo che non sia, io non credo che un bambino nasca stupratore o picchiatore o assassino, no. lo diventa. E quindi non è che gli uomini sono più cattivi, no, è semplicemente che se si accetta questa cultura del possesso e soprattutto quelli che si identificano con la cultura del possesso possono andare in crisi quando questo possesso sfugge, viene discusso, viene messo in discussione, fino al punto di trasformarsi in assassini, in criminali. Evidentemente è quello che sta succedendo adesso. Non c'è dubbio. Ci sono degli uomini deboli, fragili, impauriti, che si attaccano a questo concetto del possesso e quando questo viene messo in discussione è la fine. E vanno fuori di testa e preferiscono uccidere piuttosto che perdere la proprietà di quella moglie, di quella donna. È una cosa, lì bisogna lavorare culturalmente, certo, non è che puoi mettere, non è che la polizia, le manette, no, la prigione risolve le cose, si risolve con l'educazione,
con i bambini piccoli, cominciare a dire guarda che non si può possedere nessuno, guarda che non si dice mio, mia, mio, mia, mio, mio. Guarda che la persona è sacra, nessuno si può toccare, nessuno si può... questa è una cosa che si insegna, bisognerebbe insegnare nelle scuole elementari. Prima ancora, negli asili. Sì, ragione. Adesso leggiamo un... leggiamo un suo brano in bagheria e l'argomento cambia un attimo. Che cos'è il cattivo gusto? Chiedevo a mia madre. In che consiste la bruttezza? E perché, dopo avere a lungo frequentato libri e oggetti d'arte raffinata, si comincia a pensare che il bello dei bambini e della gente comune è brutto? Dopo, per anni, ho inseguito questo pensiero della bruttezza dei più e della bellezza dei pochi, cercando delle risposte a domande che ancora sono lì senza un perché. Esiste un'arte che non venga fuori dal distillato di una macerazione del gusto, dal fondo di una conoscenza approfondita della materia, dalle peripezie lunghissime di un tirocinio al bello? Ecco, forse queste domande non hanno ancora avuto delle risposte. Quali sono, secondo te, adesso, oggi, le tue idee sul bello e sul brutto? Non è facile, perché le cose sono abbastanza complesse. Però è vero che il bello, e il bello, soprattutto nell'arte sto parlando naturalmente, perché certo, il bello in natura è un'altra cosa, ma il bello dell'arte è una raffinatezza, ha bisogno di una selezione, ha bisogno di una di un lavoro, di una sì, anche di una conoscenza, anche tecnica. Cioè non puoi tu improvvisarti, no? Per esempio, io faccio l'esempio del canto. Tutti possono avere una bella voce, essere intonati, ma se devi salire sul palcoscenico e cantare, beh, ci pensi due volte. Cioè prima studi, impari, certo, fai esercitazioni. Insomma, c'è tutto un lavoro che porta a quella raffinatezza. La scrittura è si presta a un'ambiguità, perché molti dicono, io parlo quindi scrivo, cioè ho una padronanza del linguaggio e quindi scrivo, metto giù la parola parlata, diventa parola scritta, ma non è così. Cioè dalla parola parlata alla parola scritta c'è un abisso, c'è una lontananza enorme. Una è il quotidiano, il parlato, che va bene per comunicare, ma la scrittura è un'esercitazione, è qualche cosa che si impara, è qualche cosa che si conquista, è qualcosa che si costruisce. E ci vogliono delle tecniche, come costruire una casa. Se uno non ha studiato architettura o ingegneria, non può costruire una casa, perché non saprebbe le regole fondamentali. Ora, naturalmente, ci vuole il talento, che è una cosa naturale, come avere una bella voce, quella se non ce l'hai non c'è tecnica che tenga. Però oltre il talento ci vuole la scienza, diciamo così, l'imparare qualcosa che riguarda l'arte o l'architettura o la musica o qualsiasi arte ha bisogno di una conoscenza delle regole che sono basilari. Poi uno può anche uscire dalle regole, ma le regole le deve conoscere, se no non ce la fa. E quindi la bellezza come arte è una costruzione. D'altronde la parola arte vuol dire artificio, certo, non è una improvvisazione, non si improvvisa mai niente. Quelli che pensano adesso io mi metto lì, scrivo poesie perché mi viene dal cielo l'ispirazione, è una baggianata. Sì, infatti. La poesia vera viene dalla conoscenza della poesia antica, dalla frequentazione della poesia, dalla conoscenza delle regole, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa molto complessa.
Poi c'è la bellezza naturale, che è un'altra cosa. La bellezza è quella, la bellezza di un tramonto, la bellezza è quella, viene da sé, la bellezza di una persona, la bellezza di una, di un albero, la bellezza, quella è una cosa diversa. Però anche per godere di quella bellezza ci vuole un po' di consapevolezza. E perché se no si finisce nelle trappole della volgarità. La volgarità è la bruttezza. E che cos'è la volgarità? È semplicemente l'ignoranza, il non conoscere e non capire fino in fondo il rapporto armonioso con le cose e il volersi imporre, per esempio, no? La volgarità è questa, il volere deformare, il volere imbruttire, il volere disprezzare qualcuno o qualcosa, è una forma di volgarità. Non è la natura non è mai volgare, ma noi la possiamo involgarire nel momento che, per esempio, non la apprezziamo, non la rispettiamo. La volgarità può stare anche in una casa, in una rapina del territorio, in una distruzione di un ambiente. Quella è volgarità, proprio perché vuol dire distruggere la bellezza. Certo. La bellezza è anche, insomma, se si va in fondo, la bellezza è anche, è in qualche modo morale, è etica. Bello questo. La bellezza, se è vera bellezza. Noi sappiamo, almeno dalla tua nave per Kobe, della tua propensione verso gli animali, e da cui deriva anche il fatto che sei vegetariana, no? Ecco, che cosa ci puoi raccontare in merito? Ma io penso che gli animali sono talmente belli, soprattutto devo dire che la mia è una simpatia verso i mammiferi, perché confesso che io il pesce lo mangio. Non sono una vera vegetariana fino in fondo, il pesce lo mangio. Ma perché lo sento più lontano, anche se mi fa pena anche il pesce, però insomma, dovendo mangiare qualche proteina, il pesce lo mangio. Mentre la carne no, perché per me i mammiferi ci assomigliano troppo, sono molto simili a noi, hanno una voce, parlano, si comunicano. Poi se vedi una mucca, per esempio, è una delle creature più belle del mondo. La mucca, il toro, insomma, è un animale meraviglioso, antico, che porta in sé qualcosa di arcaico. Poi se osservi, io lì in montagna, dove c'ho questa casa, ci sono i contadini che hanno delle... contadini non sono, perché non coltivano, lì non si coltiva, c'è la pastorizia, c'hanno delle pecore, ormai le pecore sono poche, sono quasi, non ci sono più, ci sono le mucche, libere, vanno libere in giro, ogni tanto io le guardo, mi metto lì seduta, le guardo, sono di una bellezza straordinaria, una creatura meravigliosa, poi di una bontà, di una delicatezza, veramente dovremmo imparare dalle mucche, perché ci sarebbe molto da imparare. Miti, e però hanno una vita familiare molto bella, loro devi vedere come trattano i vitelli quando appena nati, come se li leccano, li carezzano, li portano in giro, si difendono, e devi vedere, perché lì ci sono i lupi, quando i lupi scendono a valle, le mucche si mettono tutte in cerchio così e mettono dentro i piccoli. E se poi ci sono i cani, e riescono, quando fanno ressa, riescono a non farsi aggredire anche da un branco di lupi. Vabbè, insomma, la natura è quella. Però voglio dire, sono delle creature meravigliose, per cui io sinceramente non me la sento di mangiare una mucca, ma anche una gallina, anche un maiale, insomma, non... però io non sono fanatica,
Per cui io non è che disprezzo chi mangia carne, ognuno è libero di fare quello che vuole, ho il massimo rispetto per chi... L'unica cosa che non tollero e che credo che non dovremmo tollerare nessuno di noi è l'allevamento intensivo. Ah, sì. Ecco, un animale che non ha mai conosciuto un po' d'erba, che vive chiuso tra due sbarre, fin da piccolo, che viene riempito di mangime perché cresca presto, di ormoni, poi si ammala perché stando lì fermo sempre, poveretto, e deve crescere presto, non ha muscoli, si ammala di tubercolosi, allora gli danno la penicillina, l'antibiotico. Certo. Ecco, questo no, questo non dovremmo accettare, perché come... è un metodo nazista, è un metodo nazista, non si può accettare. Se si tengono libere le vacche, stanno in giro, io capisco che ogni tanto ne prendono una, la ammazzano e la mangio. Vabbè, no, dico, io non la mangio, però certo, capisco, posso comprende. Anche accettare questa cosa. Noi siamo sempre stati carnivori, ma il modo di gestire queste e le batterie con queste povere galline, anche loro sono riempite di, lo sapete, no? Di ormoni e di antibiotici, per cui oggi chi mangia pollo, quel pollo lì dei supermercati, mangia medicine, si riempie di medicine e poi di cattiva roba cattiva, gli danno per esempio pesce in polvere, gli danno carne in polvere, che per certi animali non sono carnivori. Infatti quella malattia della mucca, come si chiamava? Mucca pazza, sì. La mucca pazza veniva dal fatto che avevano dato alle mucche da mangiare polvere di carne e loro mangiano l'erba, non mangiano la carne. Certo. E da lì è venuta fuori questa cosa della malattia. Vabbè, comunque io penso che gli animali sono sulla terra come noi e hanno diritto ad un po' di vita, anche se noi li utilizziamo, va bene, ma vanno rispettati, bisogna dargli un minimo, anche se si uccidono, però bisogna dargli un minimo di vita naturale, familiare, che possano pascolare, che possano far l'amore, che possano certo. fare i figli tranquillamente, non chiusi in una gabbia per tutta la vita. Io questo non lo posso accettare, credo che veramente non dovremmo mangiare quella carne lì, perché fra l'altro fa male. Ma fra l'altro fa male, ma oltretutto è una cosa indegna, proprio indegna della civiltà. Certo. E speak. Spigolando tra i tuoi libri, in particolare in Chiara d'Assisi, troviamo questo brano che riguarda i libri. Uscire da un libro è come uscire dal meglio di sé. Passare dagli archi soffici e ariosi della mente alle goffaggini di un corpo accattone, sempre in cerca di qualcosa, e questo è comunque una resa. Non si può scrivere se non si legge. Senza il lettore la scrittura non esiste. E senza la scrittura il lettore non esiste, questo in Amata scrittura. E poi in Chiara di Assisi, quello di prima era Marianna Ucria, cosa farei senza i libri? Ne ho la casa piena, eppure non mi bastano mai. Vorrei avere una giornata di 36 ore per poter leggere mio piacere. Lo considero il piacere più grande, più sicuro, più profondo della mia vita. E allora parlaci del tuo amore per i libri. Io ho quasi 10.000 libri in casa. È una biblioteca praticamente, fra la casa a Roma e la casa in montagna. Beh, io penso che chi non legge, chi non ama la lettura, perde qualche cosa di molto bello, il piacere della lettura. Non è un dovere, infatti secondo me sbagliano quegli insegnanti che lo fanno pesare ai bambini, ai ragazzini, come un dovere. E i doveri naturalmente respingono, no? E uno dice, no, allora, se è un dovere non mi interessa. E invece dovrebbero
gli insegnanti, fin da quando sono bambini piccoli, comunicare il piacere della lettura. Questo è l'unico modo di dire: guardate, ho letto un libro, bellissimo. D'altronde voi sapete che la diffusione dei libri non avviene per pubblicità, eccetera, avviene per quello che si chiama la trasposizione bocca a bocca. Certo. Cioè io dico: sai, ho letto un libro bellissimo, lo devi leggere, mi piace molto. È così che si passa parola, Ecco, così si dovrebbe fare con i bambini, dire: ho letto un libro che mi è piaciuto, adesso ve lo racconto, poi ve ne leggo qualche pezzettino, vedi che loro sono interessati, cominciano a dire: ah sì, fammi sentire qualcosa, come va a finire, che cos'è. E così si crea quel piacere dalla lettura, che anche però appunto non è facilissimo, no. per quello che spesso la gente non legge, no? Perché all'inizio ci vuole un po' di fatica per decifrare questa scrittura, per entrare dentro un libro, ci vuole un certo passo, una certa abitudine, però dopo, quando ha imparato, diventa una grande compagnia, una grande... E qual è la forza della lettura, secondo me? Che quando tu leggi un libro, lo riscrivi. Perché tu devi immaginare, no? Mentre con l'immagine è più facile, perché te la danno già, c'hai già tutto. Sei lì passivo e ricevi delle immagini, no? È più facile. Mentre un libro lo devi decifrare. Devi conoscere il linguaggio, devi entrare dentro il discorso dell'autore, piano piano costruirti questo mondo, immaginartelo, devi immaginare. E questo cosa fa? Mette in moto l'immaginazione. Ora, per me l'immaginazione è il motore più potente dell'essere umano. Qualcuno lo chiama anima, ma insomma è l'immaginazione per me. Capacità. Se noi abbiamo un'immaginazione sviluppata, possiamo capire il dolore degli altri, altrimenti non si capisce. Ora, per esempio, l'etica consiste nella capacità di capire il dolore degli altri. Perché se tu non capisci il dolore degli altri, sei una monade chiusa in te stesso, sei uno che non comunica. E guarda che molta gente non comunica per paura della realtà, si chiude e mette a tacere e addormenta la propria immaginazione. Invece l'immaginazione è fondamentale, perché è quello che ci fa vivere in mezzo agli altri, che ci fa capire gli altri, che ci fa dà curiosità, che ci mette in comunicazione con gli altri. Ecco perché è importante leggere. Scusate, ma un esempio, dico, non è che si dice: quel popolo è molto civile perché guarda molto la televisione. No. Non esiste. Cioè, esistono invece statistiche sulla lettura. E si dice: sì, quel popolo è civile perché legge molto, perché c'ha molte librerie e biblioteche. È proprio un indice, certo, di civiltà. E quindi, come vedete, è importante leggere. Certo. Bisogna far capire, ma non come un dovere. Non è il dovere della lettura che deve passare, è il piacere della lettura. Certo. Piacere della lettura, il piacere di crescere, di vivere, di viaggiare nel tempo e nello spazio. Pensa alla grandezza di poter viaggiare. Tu entri in una famiglia del 1800, del 1600, del 1500, quindi apprendi tante cose, entri in un altro mondo, la tua fisicità, la tua sensualità, i tuoi sensi vengono stimolati, no? Per questo, questa è l'importanza della lettura. E se non si impara però da bambini, è difficile che da adulti lo si impari, perché è un'abitudine, insomma. Nel tuo romanzo La lunga vita di Mariano Cria, la protagonista è una sordomuta che riceve una lettera da un maturo corteggiatore. Molto bella questa lettera, in realtà è una lettera d'amore, sentiamone un brano. Ma sapete che è proprio essa la mutilazione di metà dei vostri sensi che mi ha attratto nell'orbita dei vostri pensieri, che si sono fatti folti e rigogliosi proprio a causa di quella cesura col mondo che vi ha costretta fra libri e quaderni nel fondo di una biblioteca. La vostra intelligenza ha preso un avvio così curioso e insolito
da indurmi in una deliziosa tentazione d'amore, cosa che ritenevo impossibile alla mia età e che ammiro come un miracolo dell'immaginazione. Ve lo chiedo ancora una volta per lettera, con tutta la solennità della scrittura. Volete sposarmi? Non vi chiederò niente, neanche di dividere il letto, se preferite. Vorrei prendervi come siete ora. Senza ville e terreni, senza proprietà, figli, case, carrozze e servi. Il mio sentimento nasce da un bisogno di compagnia che mi strugge come burro al sole. Una compagnia femminile scortata dalla pratica del pensiero, cosa rarissima presso le nostre donne che sono tenute in uno stato di ignoranza gallinace. Più mi impelago nel mio lavoro, più gente vedo, più signori frequento e più mi infogno in una solitudine da certosino. È solo un barbaglio dell'esprit de finesse pascaliano che mi avvicina a voi o c'è dell'altro? Un moto di correnti capaci di scaldare gli oceani? È la vostra mutilazione a rendervi unica, fuori dai privilegi, nonostante ci stiate dentro per diritto di nascita fino al collo, fuori dagli stereotipi della vostra casta, nonostante essi facciano parte della vostra stessa carne. Tra le protagoniste femminili, che soprattutto sono protagoniste femminili, quelle dei tuoi romanzi, ce n'è qualcuna o più d'una, insomma, che ti sono più care di altre? Ma di solito però no, voglio dire, di solito è l'ultimo, è il libro che sto scrivendo, perché ti tiene compagnia per due anni, tre anni, è il personaggio che ti sta più vicino e quindi è sempre l'ultimo. L'ultimo, è l'ultimo, è l'ultimo, non c'è niente da fare. Una tua poesia. Le mie notti. Le mie notti all'arancia amara erano abitate da goffe balene bianche e serpenti volanti. Conoscevo il dondolio delle tende color latte. Ho piantato un nespolo nella ciotola del cane morto. Ne è venuto fuori un alberello storto e arrabbiato che chiamerò estinzione. Le mie notti al gelsomino dolce. Com'erano salde quelle ali e liquide quelle memorie nella lontana isola feroce dove ogni mattina mi svegliavo più alta e più allegra di una spanna. Le mie notti alla Valeriana sono diventate buie e sfrontate e per quanto vada posando la testa su cuscini piumati in città rovesciate dentro stanze sconosciute non faccio più sogni di balene. Le mie notti al diazepam mi stanno strette di spalle. Come chiamerò quella rondine che si porta nel becco la mia vita? E poi la bagheria. Capivo che la poesia non era molto diversa da quei rompicapi di geometria che la prima volta mi lasciavano la bocca amara. Invece poi, nello scoprirne i meccanismi nascosti, ero presa da una euforia senza nome. Era la divisione inaspettata dello spazio, le regole che questa divisione si dava, il suo sottrarsi e moltiplicarsi sotto gli occhi stupiti, dentro misure che combaciavano perfettamente. Era questa sorpresa formale che mi prendeva alla gola. Perché una parola può suscitare allegria, ilarità, pace, se composta con un'altra parola in un mondo che ogni volta è diverso e imprevedibile, nonostante il loro stare dentro le regole convenzionali del linguaggio? Allora, benché...
Quasi tutti scrivano o abbiano scritto, no, delle poesie. La poesia è un po' un'arte di nicchia, obiettivamente, no? Perché? Qual è il tuo personale rapporto con la scrittura poetica e la sua tecnica? Beh, l'ho detto prima. Sì, comunque, l'hai detto infatti un po'. Come ho detto, la poesia è estremamente raffinata, non è improvvisazione. Il pensiero può essere improvvisazione, ma la poesia è come un pensiero che diventa filosofico. Esatto. Se uno vuole, tutti pensano e tutti hanno dei momenti in cui, questo lo diceva anche Gramsci, diceva, sì, tutti sono buoni a farsi un nuovo altegamino, però per diventare un grande cuoco ci vuole altra conoscenza, altra esperienza. Così tutti pensano, ed è giusto che sia così, è bello che sia così, tutti parlano, tutti pensano. Ma per trasformare questo pensiero in qualche cosa di profondo e di comunicativo, che tocchi degli argomenti, insomma, che abbia una struttura logica, bisogna lavorarci sopra. Certo. E anche la poesia è così, ci si lavora sopra. Deve essere un divenire, la poesia non è una cosa che casca dal cielo, è un lavoro, certo, è un'esercitazione, è una selezione, anche le parole, certo. Le parole non sono casuali, non è matematica, le parole sono la nostra sensualità, certo, il nostro rapporto con la materia, e quindi trovare le parole giuste, combinare le parole, è la cosa più difficile del mondo. Infatti la poesia è più difficile che scrivere in prosa. Tutti pensano che sia più facile, tanto si mettono lì. No. Invece no, è molto difficile, perché bisogna trovare, perché la poesia tratta con l'assoluto, e invece la prosa è molto più, come posso dire, relativa. Certo. Ecco, infatti certo. La, certo. La prosa si può tradurre facilmente. La poesia no, cioè azzardiamo noi traducendo la poesia, ma si perde la metà, sì, dell'incantesimo di una lingua traducendo perché le parole non corrispondono, no? E siccome le parole sono fatte di un fonema, di un semantema, certo, cioè di un suono e di un significato, nella poesia il fonema prevale, è molto più importante del semantema. E allora se io cambio il fonema, mi crolla tutto. Se io dovessi per esempio dire nel mezzo del cammin di nostra vita, no? Se invece io dicessi nel mezzo della stradina della nostra vita, mi crolla tutto. Crolla tutto. Traducendo non puoi trovare l'equivalente del cammin, per dirne uno. Chiaro. Di questa sospensione bellissima di una parola, anche invece molto legata alla terra, che è il cammino, no? Però il cammino ha una C, ha una A, due M. Questo se lo dici, lo traduci in inglese, diventa the walking, diventa un'altra cosa. Quindi perdi quella meravigliosa unicità e assolutezza che è la parte musicale della poesia. Ecco perché la poesia non è traducibile. Cioè si può tradurre il significato, va bene, ma il suono lo perdi. Lo perdi anche perché è un suono diverso. Se io dico cane in italiano, dico dog in inglese, già sono due parole che saltano completamente. Pensate, adesso questo mi viene in mente una cosa. Noi per esempio diciamo, abbiamo preso l'abitudine di dire esatto. Sì, è vero. Che è una cosa da ragionieri, bruttissimo. Però perché diciamo esatto? Lo sapete da dove viene? Dal cinema. Siccome noi traduciamo tutti i film, no? Brutta abitudine, comunque, traduciamo i film, in inglese si dice yes, si apre la bocca, traducendo, cioè doppiando, tu non puoi mettere sì in quello che di sì in yes non c'entra. Allora per renderlo credibile il doppiaggio ha inventato esatto, però e noi oggi lo usiamo, è entrato nel linguaggio comune, verissimo. Però è brutto. È veramente brutto, per dire come il linguaggio, vedi come traducendo le cose cambiano, certo, cambiano tanto, anche a volte perdono completamente, certo, la bellezza, certo, l'incanto, certo, di yes è una cosa, esatto è un'altra cosa, francamente diverso. Una cosa da ragionieri bruttissima.
linguaggio ragionieristico, non c'ho niente contro i ragionieri, però il linguaggio ragionieristico è diventa un po' limitativo, insomma. E adesso veniamo a questo brano da Chiara di Assisi che introduce il tuo concetto di tempo, che è bellissimo, e poi ce lo spieghi meglio. Mi sono svegliata con queste parole sulle labbra: il tempo non esiste. Eppure l'orologio era là sul comodino a dirmi che c'è e che è fatto di ore, di minuti, di secondi. Ma è proprio l'orologio a suggerirmi l'idea che il tempo non esiste. Altrimenti perché dovremmo insistere tanto sulla sua suddivisione, sulla sua precisione? Precisione cronometrica. Basta confrontare un momento, il nostro tempo, con quello dell'universo, per capire che qualcosa non torna. Qui si parla di minuti da contare e risparmiare, lì di milioni, miliardi di anni luce che non si sa se stiano fermi o camminino, in avanti o indietro. Verso un'espansione del cosmo che terminerà in una esplosione colossale, o verso una contrazione che ridurrà l'intero spazio siderale a una pallina da tennis. Pura luce concentrata, chi lo sa? E noi? Per dare un senso al passaggio del tempo, che è la sola cosa di cui siamo consapevoli, visto che lo proviamo sulla nostra pelle, inventiamo quella cosa buffa, sgraziata ma anche utilissima e in fondo poetica, che è l'orologio, un piccolo e patetico progetto umano di sopravvivenza. E quindi, bella, eh? Elogio dell'orologio. Infatti qualcuno diceva: i giorni vanno in fretta e i minuti non passano mai. Il tempo, insomma, è un inesorabile traditore. E tu come ti poni di fronte al trascorrere del tempo? Proprio mi metto come di fronte a un grande mistero, ecco. Forse il più grande mistero della nostra vita è proprio il tempo. Infatti, secondo me, scrivere vuol dire indagare su questo mistero del tempo. E qualsiasi scrittura, sì, per me, qualsiasi romanzo è un progetto in questo senso. Capire cosa vuol dire il passaggio del tempo, la cosa più misteriosa che abbiamo, che noi vediamo sulla nostra pelle, perché lo vediamo, però è tutto lì il mistero dell'uomo, l'essere umano, no? Perché si nasce, perché si muore, perché si cresce, perché si invecchia. E c'ha un significato tutto questo o no? Il caso può essere così complesso e così raffinato e così intelligente, il caso, oppure c'è un'intenzione, perché è tutto lì il problema, se noi siamo prodotto del caso oppure se c'è un'intelligenza dietro, un'intelligenza che può essere divina, può essere, non lo sappiamo, certo. Però un'intelligenza, cioè un significato, certo sarebbe bello che ci fosse. Io lo spero, però non lo so, ecco, perché la brutalità del caso è terribile. Appunto, noi poi siamo così formichine, per cui stiamo lì a cesellare sul presente, diamo tanta importanza al presente, lo facciamo diventare colossale. Infatti. Però questo presente non è nulla, se lo paragoni un momento ai tempi dell'universo, non è assolutamente nulla. Pensi ai milioni di anni, eccetera. Quindi effettivamente il tempo non esiste, nel senso come noi lo intendiamo, è tutto un'altra cosa. Probabilmente non c'è nella sua, cioè noi abbiamo stabilito prima di Cristo, dopo di Cristo, 100 anni, 200 anni. Il tempo è un magma, no? Probabilmente non è calcolabile. E questo crea il grande mistero su cui noi ci interroghiamo. Il nostro interrogarci è questo. Infatti c'è un bellissimo piccolo brano da La grande festa che dice: mi piace immaginarlo così, nella mia mente che invecchia, il giardino dell'aldilà. Un luogo delicato e accogliente,
in cui i nostri amati morti, fatti leggeri e savi, camminano agili, riflettendo. Ci saranno angeli? Ci saranno santi, martiri, divinità? Si vedrà l'ombra di un Dio potente e punitivo? Forse no. Forse sarà la voce della poesia a tenere in movimento le menti. E le parole penderanno dai rami come frutti e si faranno canto mentre la lira di Orfeo riprenderà a suonare scendendo dal cielo stellato. Grazie. Abbiamo prima parlato della poesia, adesso ci avviamo alla fine, davvero la fine della nostra bella serata, e tuttavia questo brano tuo, no, ci infonde una specie di speranza nuova, perché chissà, come dice Foscolo, possiamo dire che l'armonia vince di mille secoli il silenzio? Concludiamo con una poesia che però questa volta vorremmo sentire direttamente dalla tua voce. Beh, io non sono una lettrice. Lo stesso, lo stesso. L'hai scritta tu. Lo so. Non sempre i poeti sanno leggere poesie. Ho sognato di volare. Ho sognato di volare tante volte, in una volta in tante, leggera sopra i tetti, con un sospiro di gioia nera, posandomi sui cornicioni, seduta in bilico su un comignolo. Quanto, quanto, quanto ho camminato sulle vie ariose dell'orizzonte, fra nuvole salate e raggi di sole, un gabbiano dal becco aguzzo, un passero dalle piume amare, erano le sole compagnie di una coscienza addormentata. Vorrei saper volare ancora in sogno e ancora come una rondine da una tegola all'altra e poi sputare sulle teste dei passanti e ridere della loro sorpresa. Piove? O sono le lacrime di un Dio ammalato? Io volo ancora, ma nelle tregue del sonno il piede non più leggero scivola via, una mano si aggrappa alla grondaia che scappa. Vorrei, volando, volare e riempire di allegrie le spine del buio. Dacia Marini! Grazie. 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 Questo è l'uscita.